Salve a tutti e benvenuti nella recensione dell'ultimo episodio di Game of Thrones. Perché dire, siamo giunti al finale e da una parte mi dispiace che questa serie si sia conclusa, dall'altra meno male perché non se ne poteva più, insomma, di questa sofferenza. Inutile girarci intorno, inutile girarci intorno, è stata una stagione di merda, ma questo ormai si era capito dalla terza puntata. È stata molto deludente, io non mi aspettavo che una serie del genere potesse chiudersi in questo modo. Ma che dire di quest'ultima puntata? Non mi ha fatto incazzare come le precedenti, ma insomma non mi ha fatto né caldo né freddo alla fine perché comunque. Questa poteva anche essere una puntata incredibile, poteva anche essere un capolavoro, ma non poteva di certo cancellare quello visto prima, quindi in ogni caso questa puntata non avrebbe cambiato nulla. Ci ha dato un finale un po' così, che non ti fa emozionare, ma che te lo fa andare anche così bene. Questa puntata è successa una cosa che avevo un po' previsto, ma non solo io, un po' tutti quanti. Ovvero che Jon avrebbe ucciso Daenerys. E così è stato. Certo, c'è stato un cambiamento di Jon in 2 minuti, dato che è passato da volergli stare sempre accanto a volerla uccidere in pochissimo tempo, ma si sapeva, insomma, cazzo, era una puntata, quindi come cavolo dovevi fare? Dovevi fare per forza così. Quindi John la pugnala mentre la sta baciando, tra l'altro, e la scena alla fine devo dire che funziona perché comunque mi ha colto un po' di sorpresa. Perché ok che alla fine l'avevo intuito, però non mi aspettavo che, insomma, succedesse in quel modo. Anche perché in quella situazione sembrava che John fosse ancora convinto di stare al suo fianco. Poi arriva Drogon, l'ultimo drago di Daenerys, che ad un certo punto sembra quasi voler incenerire John, ma in realtà fa una cosa un po' più bella da vedere, ma non ha capito sempre con quale logica, distrugge il Trono di Spade. Cioè in quel momento il drago cosa fa? Distrugge ciò che ha portato praticamente la sua madre a morire. E sì, la scena è figa, ci sta, però siamo sempre lì, ragazzi. Ci manca un po' la logica. Ci manca un po' la logica perché, cioè, alla fine è una bestia che non ragiona. Infatti, non, poi a meno che non sono intelligenti e non si è mai capito, però mi aspettavo che John rischiasse, anzi, a un certo punto, e lo dico anche nella reaction. Sembrava quasi che stesse per incenerire sia Jon che Daenerys, che era ancora tra le sue braccia, e invece no, distrugge il trono, prende il corpo di Daenerys e va via. Ok, non ho capito dove cazzo l'abbia portata, forse, non so, quel drago gli ha fatto la tomba, tanto ormai ha dimostrato di avere un'intelligenza suprema. Boh, ma dove cazzo se l'è portata ancora non ho capito. E qui c'è un salto temporale di non so quanto tempo, non so se sono passati mesi, settimane, non si capisce. Comunque, cosa è successo? Tyrion è ancora uno schiavo, è stato fatto schiavo anche Jon per aver ucciso Daenerys. Ma a un certo punto Tyrion viene portato al cospetto di tutti i re, lord dei vari regni. E da qui si decide chi sarà il prossimo re. E veniamo a scoprire che, cioè veniamo a scoprire, vediamo che decidono che è il momento di scegliere il re con una democrazia, ovvero che ognuno vota qualcuno e che bisogna smettere, insomma, di passarsi il testimone con l'eredità per quanto riguarda appunto la corona. E quindi si decide di mettere sul trono che ormai non esiste più, ma comunque si decide di dare la corona a Bran. Che non avevo preso in considerazione, c'erano molte teorie al riguardo, però io onestamente non è che me l'aspettavo tantissimo, non lo davo molto per scontato, ma in ogni caso ci può stare, non mi dà fastidio, anche se non è che Bran, cioè, si fosse mai vista l'intenzione da parte sua di prendere il trono, anche perché comunque lo dice anche nella puntata, a lui non è che gli interessi. Anche se poi dice una certa cosa, tipo, è proprio per questo che sono qui, una cosa del genere, quindi boh, io quel tizio non l'ho mai capito. E è tutto fatto a modo suo, da quando ormai è diventato il corvo a tre occhi. Comunque
Comunque, lui diventa re, Tyrion viene liberato, diventa il primo cavaliere di Bran, viene liberato anche Jon e niente, qua poi c'è una tristezza, una depressione, perché se per alcuni personaggi il loro ruolo si conclude in maniera figa, giusta, usate un po' il termine che vi pare, per Jon secondo me c'è il finale più triste e più depresso che cioè, potevano mai ideare. Perché Sansa diventa la regina di Grande Inverno. Arya viene messa a capo di alcune flotte, delle flotte sempre appartenenti al Grande Inverno, da quel che ho capito. Tyrion diventa primo cavaliere del re. Bran diventa re. Poi anche altri, Bronn, altri personaggi, Ser Davos, insomma, tutti i personaggi che prendono un ruolo abbastanza importante alla fine della serie e dell'episodio. Jon invece lo sbattono dai bruti, ritorna quindi praticamente alla barriera e diventa quindi il re dei bruti. Mamma mia, ha dovuto uccidere la sua amata. È stato uno schiavo, viene mandato via e praticamente sembra che non rivedrà più la sua famiglia. Che finale di merda per sto personaggio, che già in questa stagione non ha fatto un cazzo. Ha fatto una cosa buona, ma ci mancava che non facesse un cazzo manco nell'ultima puntata. Però voglio dire, che brutta fine, che tristezza. Ma un personaggio del genere può ridursi a questo? Jon Snow, l'erede al trono. Minchia, sembrava che dovesse fare le grandi cose. È stato invece messo là a... Vabbè, io veramente ragazzi, non ho parole, una tristezza. Anche fare la reaction, montare la reaction, è stata una cosa triste, ma veramente triste. E qui ci distacchiamo un attimo dalla recensione. Io non capisco, non concepisco come sia stato possibile fare una cosa del genere. Cioè, da quando si sono distaccati dai libri originali di Game of Thrones, è uscito una merda, è uscito tutto una merda. Cioè, è possibile che gli sceneggiatori non abbiano capito, ma anche fare un qualcosa di banale ma sensato. Possibile che non siano arrivati a creare una sceneggiatura anche banale e semplice invece di darci questa schifezza. Ma poi, cazzo, in un anno riuscirete a fare 10 puntate e il risultato era soddisfacente. Adesso con 2 anni avete fatto 6 puntate ed è l'unica stagione che ne ha così poche di puntate e avete fatto sta merda qua, perché comunque c'è stata molta fretta nel narrare la storia, molta fretta nello spingere alcuni personaggi ad arrivare subito a una determinata caratterizzazione, scelte di merda come quella di Jamie, di salvare. Veramente, ragazzi, ma che cavolo è? Ma che cavolo è? Anzi, che cavolo è stato? Perché ormai è stato quello che è stato. Perché comunque arrivare all'ultima puntata, poi dopo questo, ragazzi, non ci sarà, non c'è più niente, non ci sarà più nulla. E non emozionarmi è stato triste. E anche fare questa recensione per me è un grandissimo dispiacere. Quindi che dire, si è conclusa una serie che comunque ha avuto un gran successo, è stata qualcosa di incredibile a livello mediatico, a livello di popolarità, però concludersi in questa maniera, che peccato, non mi sarei mai aspettato che Game of Thrones potesse deludere fino a questo punto. E a volte rimango anche senza parole, non so neanche che cazzo più dirvi, non so neanche più che cazzo vi devo dire. Perché non ci sono parole a questo punto, cioè ormai è questo, è questo, tu lo guardi, c'è qui, è una merda, è questo. Questo è stato e questo resterà per sempre. Visto poi altri che si sono disperati a piangere, oh no. Ragazzi, ora non so se sono io che non mi sono affezionato abbastanza a questa serie, però è stato talmente brutto, tra incoerenze, cazzate varie, insomma, tutti i problemi che vi ho già detto, che guardare questa puntata è stato come guardare il vuoto. Proprio sono rimasto impassibile, freddo e mi sono anche annoiato. E vi dirò, io un pochino, anche se è impossibile, in quella petizione ci credo. Ci voglio credere perché
Questa stagione mi ha fatto disperare. Mi ha fatto disperare. Detto questo, ragazzi, non se ne parlerà più. E sapete che vi dico, ma che cazzo se ne frega? Perché onestamente non ce la faccio più. Niente, non vedo l'ora di parlare di nuove serie, di altro, ma di questo non voglio più parlare. Quindi, io vi saluto, ditemi la vostra, e poi ragazzi, davvero, chiudiamo l'argomento per sempre. Almeno, vabbè, poi ci sarà uno spin-off, magari sì, si parlerà di quello, ma di questo, almeno per ora, basta, basta. Ho sofferto abbastanza e quindi, basta. Io ragazzi, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.